Bene, continuiamo la nostra discussione riguardo alle equazioni goniometriche e oggi ci concentriamo nelle equazioni che coinvolgono elementari, che coinvolgono il coseno e la tangente. Quindi cominciamo con risolvere, per esempio, l'equazione coseno di x uguale, che ne so, un valore notevole, diciamo un mezzo, per esempio. Questo è un formato standard di un'equazione goniometrica perché l'incognita, la x, è contenuta dentro una funzione goniometrica, d'accordo? E il formato è quello canonico o standard, che dir si voglia, perché a sinistra dell'uguale ho solo la funzione goniometrica coinvolta e a destra ho un numero che non contiene l'incognita. Ok? Quindi queste sono del tipo cosen x uguale, che ne so, a A, con A numero reale. È chiaro che, dato che il coseno di x è compreso sempre tra meno 1 e 1, qualunque sia il valore di x, allora questa equazione ha soluzione solo se la stessa limitazione è verificata da A. Quindi se A è compreso tra meno 1 e 1. Perché? Perché risolvere questa equazione significa determinare quello, o meglio, quegli angoli il cui coseno ha questo particolare valore. E dato che appunto il coseno ha questa limitazione, se il coseno vale A, è chiaro che A ha la stessa limitazione. Se A fosse più grande di 1 o più piccolo di meno 1, l'equazione diventa impossibile. Quindi se A è maggiore di 1 oppure A è minore di meno 1, allora l'equazione cosen x uguale A diventa impossibile, cioè priva di soluzioni. Ha soluzioni solo in questo caso. Quindi questo tipo di equazione, ripeto, ha soluzioni solo se viene rispettato questo vincolo. È chiaro perché, no? Idem, quelle in seno, anche il seno x uguale a, che ne so, un altro numero, quel numero deve essere sempre tra meno 1 e 1, che è il caso nostro, perché a destra abbiamo un mezzo, e quindi va bene, questa equazione quindi è risolubile. E quindi questa ha soluzioni, perché rispetta questo vincolo. Andiamo a trovarle. Quindi risolviamo questa equazione, coseno di x uguale a un mezzo. Abbiamo visto che abbiamo due tecniche risolutive, quella che io uso più spesso, che mi piace di più perché la vedo più semplice, è quella che usa il cerchio goniometrico. Andiamo a tracciare il piano cartesiano. Qui attenzione a non confondere questa x con l'asse orizzontale, sono due cose diverse. In questo contesto x è un angolo, non è una coordinata cartesiana, ok? Tra un attimo lo ripeto, forse in modo più chiaro. Prendiamo il nostro cerchio di raggio unitario, vediamo se più o meno è umano. Questo punto ha coordinata 1, questo meno 1. Qui c'è meno 1 e qui ancora 1. Okay? Un punto qualunque P sulla circonferenza goniometrica, congiungiamo O con P, è individuato dall'angolo X, quindi X è questo angolo. Okay? X non è una scissa, è un angolo. E P ha come coordinate il coseno di x e il seno di x. Quindi risolvere questa equazione significa trovare quali sono gli angoli che individuano punti la cui coordinata sia un mezzo. Quindi questo significa mettere un mezzo al posto
della x, quindi la riporto sull'asse orizzontale. E mi chiedo quali punti hanno questa come coordinata. Quindi prolungo questa retta e trovo due punti. Qui fatemi solo aggiustare, ecco. Fatemi aggiustare questo segmento in modo tale che oh, ecco, il nostro punto P, questo, che abbiamo due soluzioni, P1 e P2, che quindi hanno due angoli che individuano il primo punto, questo sarà X1, e il secondo punto, OP2, è individuato dall'angolo X2. Okay. Il primo punto si trova nel primo quadrante, il secondo punto nel quarto quadrante. Al solito, usando gli angoli notevoli e gli angoli associati, individuiamo le due soluzioni. Nel primo quadrante, X1, è l'angolo il cui cosene è un mezzo. Abbiamo già visto che in radianti X1 vale pi greco terzi, scusate, pi greco terzi, 60 gradi. Ok? L'altro angolo, l'angolo che ha lo stesso valore del coseno, lo trovo, posso usare eventualmente gli angoli negativi, quindi la seconda soluzione X2, che appartiene al quarto quadrante, posso usare o il valore negativo, intendendo l'angolo misurato in senso antiorario, che è negativo, mentre quello positivo è quello ora antiorario, scusate, quindi ho meno pi greco terzi, oppure ancora usando la periodicità delle funzioni goniometriche, cioè 2 pi greco meno pi greco terzi, cioè per gli amici 5 terzi di pi greco, che io preferisco. Quindi usiamo angoli nel periodo, cioè tra 0 e 2 pi greco. Quindi le due soluzioni principali, quelle contenute nel periodo 0-2 pi greco, sono x1 che vale pi greco terzi, x2 che vale 5 terzi di pi greco. Torno a mostrarvi la figura. Qualcosa non è chiaro? No, bene. Se voglio la totalità delle soluzioni, queste sono solo due soluzioni dentro un periodo, ma in realtà le soluzioni sono infinite perché se prendo P1, la prima soluzione, individuata dall'angolo x1, questo, e faccio fare a P1 un giro completo in senso orario oppure antiorario, torno nello stesso punto, quindi ho un'altra soluzione, individuata però da un angolo diverso. Quindi ho lo stesso valore del coseno se al posto di x metto la soluzione principale, cioè pi greco terzi, a cui aggiungo multipli interi, positivi o negativi, dell'intero periodo. Abbiamo già visto a suo tempo che il coseno, la funzione cosen x, è periodica con periodo 2 pi greco, cioè l'angolo giro. Questo significa che il coseno di x ha lo stesso valore del coseno dello stesso angolo a cui aggiungo multipli interi k del periodo 2 pi greco, con k numero che appartiene a z, numeri interi col segno più o meno, cioè k può essere 0, 1, meno 1, 2, meno 2, 3, meno 3, eccetera, eccetera. Z sono un insieme di numeri relativi, numeri interi relativi.
Ok, quindi se trovo la soluzione x1 di greco terzi, la totalità delle soluzioni la ottengo aggiungendo il periodo, multipli interi del periodo, quindi k volte 2 volte pi greco. Di solito si mette prima il numero e dopo la lettera, quindi viene dietro il ciclico come 2k pi greco, questo che si trova di solito nei testi. Idem per la seconda soluzione, 5 terzi di pi greco più 2k pi greco. Questa è la totalità delle soluzioni. Ok, attenzione, proprio per quello che abbiamo appena detto, è anche possibile che qualche volta troviate meno pi greco terzi più 2k pi greco, per la stessa ragione. Okay. Le due corrispondono, sono esattamente la stessa soluzione, questa e questa, perché 5 terzi pi greco e meno pi greco terzi differiscono di 2 pi greco, quindi la differenza viene assorbita dal periodo. Okay. L'unica differenza rispetto a quanto avevamo già visto precedentemente per le equazioni in sen x è il fatto che se la mia funzione goniometrica elementare è il seno, devo riportare questo numero sull'asse delle ordinate. Se è il coseno, lo riporto sull'asse delle ascisse. Tutto lì. E di nuovo, attenzione a non confondere questo simbolo, questa x, con quello che di solito si dà, il nome che si dà all'asse delle ascisse. Qui la x è l'angolo, non la coordinata lineare. Ok? Tutto chiaro? Proviamo un altro esempio. Proviamo a risolvere questa equazione. Coseno di x uguale a meno radice di 3 mezzi. Anche in questo caso l'equazione è risolubile, perché questo numero rispetta il vincolo di trovarsi tra meno 1 e 1. Meno di 3 mezzi sarà meno 0,8 e qualcosa. Ok? Quindi andiamo sul cerchio goniometrico di nuovo. Eccolo qua. Essendo un'equazione in coseno, riporteremo meno radice di 3 mezzi sull'asse orizzontale. Quindi questo numero va riportato circa qui. Meno radice di 3 mezzi, e poi intersechiamo la nostra circonferenza con la retta che passa per meno radice di 3 mezzi e troviamo due punti. Il primo punto è questo, chiamiamolo P1, il secondo punto è questo, P2. E in corrispondenza dei due punti troviamo due angoli diversi. Congiungiamo P con O e P2 con O. E quindi troviamo la prima soluzione, questa x1, e poi l'altra x2. Ok, quindi x1 appartiene al secondo quadrante, x2 al terzo. Qual è l'angolo nel secondo quadrante il cui coseno vale meno radice di 3 mezzi? Se fosse nel primo quadrante, avremmo che l'angolo è pi greco sesti. Okay? Essendo nel secondo quadrante, usando gli angoli associati, abbiamo che x1 vale pi greco più pi greco sesti. Ricordate che il coseno di alfa più pi greco, scusate, questo è nel quarto, pi greco meno pi greco sesti. Il coseno alfa vale meno il coseno di alfa. Quindi ho 5 sesti di pi greco. È la prima soluzione. Ok? Quindi nel nostro caso alfa è pi greco sesti. La seconda soluzione, x2, sempre con gli angoli associati. Abbiamo l'altra relazione degli angoli associati che ci produce un coseno negativo, è quella dove
l'angolo è pi greco più alfa, quindi la seconda è pi greco più pi greco sesti, non alfa in questo caso, quindi 7 sesti di pi greco. Queste sono le due soluzioni principali. La totalità delle soluzioni la ottengo aggiungendo la periodicità. Quindi tutte, x1 vale 5 sesti pi greco, questo è un sesti, più 2k pi greco, x2 è 7 sesti pi greco più 2k pi greco. Questo risolve la nostra equazione coseno di x uguale a meno di 7 e mezzo. Queste invece erano quelle precedenti. Ok? Ci sono domande? Se non ci sono domande, passiamo all'equazione in tangente. Ok? Immaginate di dover risolvere anche qui un'equazione standard, quindi tangente di x uguale, non so, radice di 3. D'accordo? Qui, questa è del tipo tangente di x uguale, che ne so, a c. Qui la tangente non ha nessuna limitazione, con c numero reale qualsiasi. Questa ha sempre soluzioni. Soluzioni qualunque sia c. Il valore della tangente non è vincolato tra un massimo e un minimo. La tangente può assumere qualunque valore reale. Vi ricordate il grafico della tangente? Se mettiamo l'angolo in ascissa e y uguale a tangente di x in ordinata, qui abbiamo pi greco mezzi, qui abbiamo meno pi greco mezzi. Quindi questi sono due valori proibiti per la tangente. Il valore della tangente ha questo tipo di andamento e qui continua verso l'alto, tendo ad assumere valori enormemente grandi e qui verso il basso. Quindi qualunque retta io consideri, tipo y uguale a c, ho sempre un'intersezione. Quindi la nostra equazione tangente x uguale a c possiamo interpretarla in termini grafici come l'intersezione tra il grafico della tangente y uguale a tangente di x e y uguale a c, che sarebbe il corrispettivo grafico. E siccome il grafico della tangente, ripeto, ha questa forma così stirata e non ha limitazioni, non è contenuto tra una y massima e una y minima, quando lo interseco con una retta orizzontale trovo sempre un'intersezione. Questo è il periodo della tangente, va, se volete, da meno pi greco mezzo a pi greco mezzo. Ok? Quindi questo tipo di equazione, diversamente dalle precedenti, in seno e in coseno, è sempre risolvibile. Possiamo risolverla con il cerchio goniometrico, volendo. Questo è il metodo grafico, ma solo per mostrarvi dov'è la soluzione. Se usiamo il cerchio goniometrico, dobbiamo utilizzare il seguente accorgimento. Mi fare il tondo, ecco, qui abbiamo 1, meno 1, meno 1 e 1. Se prendo un punto P sulla circonferenza goniometrica, individuato dall'angolo x, ok, le due coordinate di P non mi danno la tangente. Perché? Perché la sua ascissa è il coseno di x, questo è x,
la sua ordinata è il seno di x. Mi servirebbe per visualizzare la soluzione un segmento che abbia un valore che sia dato dalla tangente. Ok? Allora, immaginate di prendere la retta, fatemela disegnare con il suo in verde, che sia tangente alla circonferenza goniometrica nel punto di ascissa 1. Quindi prendiamo questa retta verticale. Questa è la retta passa per il punto 1, 0. Ok? E immaginate di prolungare il segmento OP oltre P, in modo tale che interseghi questa retta in un punto, chiamiamolo Q. Questo punto qui, chiamiamolo A. A questo punto il triangolo OQA è il rettangolo in A, che è un triangolo rettangolo. L'angolo AOQ misura proprio X, OQ è l'ipotenusa. A questo punto il cateto QA, questa è una Q, questo qui, essendo il cateto opposto all'angolo X, QA può essere espresso come il cateto adiacente OA per la tangente di X, ma OA misura 1, perché OA il raggio è unitario. Di conseguenza, questo segmento, lo farò in blu, questo segmento è proprio la tangente di X. Quindi per risolvere l'equazione tangente di x uguale alla radice di 3, utilizzo il cerchio goniometrico non da solo, ma in combinazione con la tangente nel punto di coordinate 1, 0. Veniamo al nostro problema. Dobbiamo risolvere tangente di x uguale alla radice di 3. Ripeto, prendo la retta tangente in 1, 0, che è questa. Prendo sulla tangente un punto che abbia una coordinata radice di 3, cioè il valore della tangente, questo è il nostro punto P, e congiungo P con O. Scusate, questo è il punto Q, prima l'avevamo chiamato Q. Se no non siamo coerenti e facciamo solo confusione. Questo è il punto Q. Congiungo Q con O. E a quel punto lì ho graficato il valore soluzione. Questo è l'angolo la cui tangente è radice di 3. Ok? Qual è questo angolo? Beh, se radice di 3 è un valore notevole per la tangente x, quindi la soluzione, l'unica soluzione che hanno queste equazioni, soluzione principale, è il pi greco terzi, o 60 gradi se preferite. Questa è la soluzione principale. Vi ricordo che il periodo per le equazioni di tangente può essere preso tra 0 e pi greco con x diverso da pi greco mezzi, attenzione, e quindi l'unica soluzione nel periodo è questa, non ci sono altre soluzioni. Se voglio tutte le soluzioni, tengo conto della periodicità della tangente e quindi a x pi greco terzi aggiungo i multipli interi del periodo, che stavolta però è pi greco. Per la tangente il multiplo è pi greco e k è sempre un numero che appartiene ai numeri interi relativi. Quindi ripeto, tutti gli angoli che hanno questa caratteristica, oppure questa, sono
sono soluzioni dell'equazione tangente di x uguale a radice di 3. Che succede se ho un valore negativo, se avessi avuto meno radice di 3 al posto di radice di 3? In quel caso, consideriamo questo esercizio, tangente di x uguale a meno radice di 3, allora avremmo operato nello stesso modo di prima. Il nostro cerchio goniometrico, la tangente in 1, 0, ma stavolta, dato che radice di 3 è un valore negativo, lo riporto sotto l'asse delle x, meno radice di 3. Quindi questo è il nostro punto Q, congiungo Q con O. E ora la mia soluzione, che potrebbe essere o questa, se prendo anche angoli negativi, che è meno pi greco terzi, oppure questa. Questa nel periodo. Meglio ancora. Anzi, togliamo questa che fa riferimento all'altra. Cioè questa diventa pi greco meno pi greco terzo. Quindi ho due soluzioni, cioè ho una soluzione nel periodo x, chiamiamola 1, posso prenderla come pi greco meno pi greco terzi, e quindi 2 terzi di pi greco, ok? E quindi tutte le soluzioni, questa è la soluzione principale, oppure tutte le soluzioni x uguale a 2 terzi di pi greco più k volte pi greco. In alcuni casi, alcuni testi preferiscono, nota bene, il periodo della funzione tangente come tra pi greco mezzi e pi greco mezzi. Vedete che qui non c'è l'uguale. In questo caso la soluzione principale diventa meno pi greco terzi. E quindi tutte le soluzioni sono meno pi greco terzi più k volte pi greco. Non è un problema. Prendere il periodo tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi ha il vantaggio di non dover escludere dove è il pi greco mezzi quando lo prendo tra 0 e pi greco. Se prendo il periodo principale tra 0 e pi greco, il pi greco mezzi devo eliminarlo, perché in pi greco mezzi la tangente non esiste, non è calcolabile. Detto in altri termini, posso prendere, fatemi ridisegnare il cerchio goniometrico, posso scegliere come periodo per la tangente o quello che va da 0 a pi greco, e quindi questo escludendo pi greco mezzi, vado da 0 a pi greco, oppure, fatemi disegnare in verde, quello che va da meno pi greco mezzi a pi greco, escludendo i due estremi, quindi o meno pi greco mezzi minore di x minore di pi greco mezzi senza l'uguale, oppure intervallo indicato in rosso 0 minore uguale a x minore uguale a pi greco con x diverso da pi greco mezzi. Diciamo che quella più razionale sarebbe quella indicata in colore verde, perché non ho questa limitazione. Ma dipende un po' dal libro di testo, in sostanza. Non mi ricordo cosa sceglie il nostro.
Sono domande? Prego. Allora, le funzioni goniometriche hanno una periodicità. Per quanto riguarda il seno e il coseno, fammi tornare indietro. La periodicità è legata a questa proprietà. La stessa cosa vale per il seno. Quindi il valore della funzione non cambia a patto che io aggiunga o tolga all'angolo multipli interi del periodo. Questa volta è 2π greco. Questo qui è il periodo. Quindi, quando risolvo un'equazione e trovo una qualunque soluzione tra 0 e 2π greco, scusate, non volevo scarabocchiare, tra 0 e 2π greco, cioè all'interno dell'angolo giro, qualunque soluzione io ottenga, per esempio 5 sesti π greco, per la nostra equazione in coseno, devo tener conto del fatto che se io parto da questo punto e faccio un giro completo, torno nello stesso punto. E quindi ritrovo un valore identico del coseno di x, perché il coseno di x non è altro che l'ascissa, questo segmento qui. Quindi, dato che in radianti l'angolo x può avere qualsiasi valore reale, non è limitato come i gradi tra 0 e 360, se voglio tutte le soluzioni di questa equazione, cioè tutti i valori che posso mettere al posto della x affinché questa valga, non mi basta, come in questo caso, 5 sesti pi greco. Ma a 5 sesti pi greco posso aggiungere 2 pi greco, posso aggiungere 4 pi greco, posso aggiungere 6 pi greco. Tutti i multipli interi, positivi o negativi, di 2 pi greco. Quindi ho infinite soluzioni in realtà. Lo stesso vale per 7 sesti di pi greco. Per la tangente il discorso è leggermente diverso, anche la tangente è una funzione periodica. Il periodo della tangente non è 2π greco, ma è solo π greco, cioè è mezzo giro. Per la tangente il periodo è π greco. Se vogliamo vederla graficamente, forse è ancora più semplice, se prendiamo il grafico della funzione tangente di x, quindi y uguale a tangente di x, quindi qui ho x, qui ho y, qui abbiamo π greco mezzi, qui meno π greco mezzi, qui 3 mezzi di π greco, qui meno 3 mezzi di π greco, qui c'è π greco, qui c'è meno π greco. Abbiamo, il grafico è fatto in questo modo qui. Sale e ha, non raggiunge mai pi greco mezzi, ma va più infinito, qui scende senza mai attraversare pi greco mezzi, e poi si ripete. E qui anche. Quindi se io interseco questo con la retta y uguale a C, qualsiasi essa sia, scusate, ho una soluzione principale che è questa, quindi che è dentro il periodo 0 pi greco mezzi, ma ho anche questa, e tra queste due, sono in viola, dai, tra queste due ho tutto un periodo che è pi greco radiante. Tra queste due anche. Perché? Perché la funzione è periodica, quindi la sua struttura base, quella del periodo, si ripete a intervalli regolari. Quindi in realtà di intersezioni ne ho infinite. La stessa cosa vale per il coseno, per il seno, solo che lì il valore di c è compreso tra meno 1 e 1. Qui c non ha nessuna limitazione, può essere dove vuoi, sia sopra l'asse delle x che è sotto, anche se lo traccio qua sotto è uguale. E questo ripetersi delle intersezioni è il responsabile della periodicità della funzione. Quindi,
Se io voglio tutte le soluzioni, non posso limitarmi a questa. Questa è quella, tra virgolette, più semplice, il numero più piccolo. Però ho anche questa, ho anche questa, ho quella pi greco dopo, ho quella infiniti pi grechi dopo, oppure prima dall'altra parte. E di questo tengo conto aggiungendo questa parte. Quindi non ho solo meno pi greco terzi, o se preferite 2 terzi di pi greco, ma ho tutti i numeri che ottengo prendendo questa, che è la soluzione principale, e aggiungendo k volte pi greco. Qui, ripeto, la soluzione più semplice è quella di prendere il periodo tra meno pi greco mezzi e pi greco, però posso anche prenderlo tra 0 e pi greco. È identico. Solo che in questo caso in mezzo mi cade questo punto che è pi greco mezzi, che è un punto patologico per la funzione. Perché? Perché in pi greco mezzi la funzione non esiste, non è calcolabile. L'anno prossimo vedremo che questo punto patologico, okay, produce quello che graficamente si chiama asintoto. Se io tracciassi qui una retta, fatemi tracciare, che ne so, in verde chiaro, okay, una retta verticale, questa è una retta che non viene mai attraversata dal grafico della funzione. Questa funzione, questo ramo qui della curva, non va mai oltre questa retta. Sale sempre verso l'alto. Verso l'alto positivo a sinistra di pi greco mezzi e verso il basso negativo a destra di pi greco mezzi. Questo comportamento nel grafico della funzione si riassume o si etichetta, se preferisci, dicendo la retta x uguale a pi greco mezzi è un asintoto della funzione y uguale a tangente di x. E il fatto che la funzione ha questo grafico che così cresce indefinitamente, diventa arbitrariamente grande, si riassume con un'espressione particolare tecnica che ci dice la funzione in questo punto diverge. A che cosa? A quello che vedremo l'anno prossimo essere un infinito, che diventa, tanto più x è vicino a pi greco mezzi, tanto più la funzione può diventare arbitrariamente grande con valori positivi se sono a sinistra di pi greco mezzi, o arbitrariamente grande ma con valori negativi se sono a destra di pi greco mezzi. Però, ripeto, questa è un'anticipazione di quanto vedremo l'anno prossimo. Quindi richiede uno strumento delicato da maneggiare, ma in realtà molto potente dal punto di vista teorico, per il concetto di limite, che però vedremo, ripeto, l'anno prossimo. Per adesso mi interessa che focalizzate il fatto che quando risolvo un'equazione goniometrica che sia risolubile, in realtà non ho una soluzione, ma ne ho sempre infinite. Quelle principali a cui aggiungo o tolgo multipli interi del periodo. Attenzione, il periodo per seno e coseno è 2π greco, per la tangente è metà di quello che era per la seno e coseno, cioè è solo π greco. Perché? Perché abbiamo visto che l'origine della differenza è il fatto che mentre per avere lo stesso, dove l'avevo disegnato? Ecco, lo stesso valore del seno e del coseno, devo fare un giro completo. Dato che la tangente di x, fatemelo scrivere qui, la tangente di x, posso sempre pensarla come sen x fratto cosen x, il rapporto tra seno e coseno, quindi il rapporto tra ordinata e ascissa del punto sul cerchio goniometrico, assume gli stessi valori, basta che io faccia mezzo giro. Non è necessario che faccia un giro completo, perché per tornare allo stesso punto di partenza, cioè questa proprietà, dove era quella della periodicità, l'ombra scritta, eccola qui, deve valere qualunque sia x reale. Questo numero, e questo numero deve essere un numero qualsiasi. Allora qui ho il periodo. Attenzione. E questo succede ogni volta che per il seno e per il coseno faccio un giro completo. Per la tangente è sufficiente fare mezzo giro. Da qualunque punto io parta, se faccio un giro metà circonferenza, quindi mezzo angolo giro, quindi un angolo piatto, il rapporto tra seno e coseno assume lo stesso valore di quello di partenza. Ergo, il periodo della tangente è solo pi greco radiante, invece che essere 2 pi greco.
Oppure se preferite vederlo graficamente, questo è dovuto al fatto che qualunque valore io prenda per la x, la funzione tangente assume lo stesso valore ogni volta che aggiungo pi greco o tolgo pi greco e i suoi multipli. Mentre per il seno e il coseno, questo fatto si verifica se io aggiungo o tolgo 2 pi greco e i suoi multipli. Ok, mi dicono che sta per finire la lezione, se non ci sono altre domande ci fermiamo qui. D'accordo? Bene.